Il Calafate ci accoglie in un'atmosfera festosa. Il suo nome deriva dall'arbusto simbolo della Patagonia, qui particolarmente abbondante e rigoglioso. Dal semplice rifugio per commercianti di lana fu fondata nel 1927 quella che oggi è una vivace cittadina cresciuta grazie al turismo richiamato dal Parco Nazionale di Los Glaciares. Costeggiamo la laguna Nimez, propaggine del lago e riserva ornitologica. Raggiunto il nostro albergo, in posizione panoramica, ammiriamo il lago con la Isla Solitaria. Il colore dell'acqua, nelle varie tonalità di celeste, ricorda i nostri laghi alpini, ricchi dei minerali e rose dei ghiacciai. La giornata ventosa ci ha costretto ad un cambiamento di programma. Oggi si andrà al ghiacciaio Perito Moreno. Il lago argentino è il più grande dell'Argentina con una profondità media di 150 metri, mentre la profondità massima raggiunge i 500 metri. È alimentato dai grandi ghiacciai del parco Los Glaciares. Costeggiamo il lago immersi in un paesaggio modellato in migliaia di anni dall'azione dei ghiacciai che, scavando la montagna, hanno prodotto ampie valli con pendii ripidi. Allo stesso tempo, frantumando una gran quantità di roccia, accumulata sul fronte e sui fianchi del ghiacciaio stesso, hanno formato le morene. Un successivo cambio climatico con l'aumento della temperatura causò la riduzione della superficie occupata dal ghiacciaio. Il fondovalle fu occupato da laghi di acqua lattiginosa, mentre i pendii si ricoprirono di vegetazione. Le zone più aride ed esposte ai venti presentano la vegetazione della steppa, arbusti bassi e spinosi a forma globosa o con foglie dure che offrono protezione al terreno evitando le erosioni. Sui pendii e sulle alture, non oltre i 1100 metri, la vegetazione è formata da boschi. La specie predominante appartiene ad un unico gruppo, Notophagus, e precisamente la lenga, il miere e il guindo. Vento e nuvole in continuo movimento hanno creato le condizioni per regalarci un magnifico arcobaleno. E così ci appare il Perito Moreno, inaspettato, come se sorgesse dal lago. Lo spazio aperto ci consente di abbracciare con lo sguardo l'ampiezza del fronte. L'occhio è ingannato nella percezione delle dimensioni. Sono 5 km in estensione per 60 metri e oltre in altezza. È la star dei ghiacciai, conosciuto, fotografato e riprodotto in tutto il mondo. Deve il suo nome a Francisco Pascasio Moreno, perito significa esperto. Argentino, scienziato, naturalista, politico, botanico, esploratore e geografo. Ebbe un ruolo importante nella definizione dei confini internazionali tra Cile ed Argentina. Ha ragione l'UNESCO nel 1981 ha incluso il parco Los Glaciares nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Istituito nel 1937, il parco si estende su di un'area di 600.000 ettari abbracciando
tutta la zona intorno ai laghi Argentino e Vietma, ed includendo un'ampia fascia dello Hielo Patagonico Continental Sur, residuo dell'antico manto pleistocenico, per una lunghezza di 440 km ed una larghezza variabile tra i 50 e i 90 km. L'estese dell'interrotta coltre di neve e ghiaccio ricopre uniformemente valli ed altipiani e scende fin dentro i fiordi del Pacifico e nelle acque dei laghi andini. Ad alimentare lo Hielo Continental sono le grandi tormente che imperversano tutto l'anno sulla cordigliera e provocano un accumulo costante di nuovi strati di neve che, con il loro peso, trasformano quelli sottostanti in ghiaccio. Quasi tutti i ghiacciai si trovano in una fase di regressione a causa dell'aumento della temperatura media negli ultimi anni. Unica eccezione, il Perito Moreno è in continuo avanzamento e periodicamente ostruisce il canale dello Stempanos, congiungendosi con la penisola di Magellano e bloccando il drenaggio normale del Brazzo Ricco. Impedite nel deflusso, le acque crescono di livello finché la pressione dell'acqua raggiunge una forza tale da far esplodere la diga di ghiaccio. È uno spettacolo unico ed emozionante. L'orecchio, sempre teso a cogliere il rumore secco di serracchi che si spaccano nella speranza di vedere il distacco di guglie dal fronte del ghiacciaio.
È un'altra giornata ventosa e ci accingiamo all'imbarco sul catamarano che ci porterà in navigazione su un altro braccio del lago Argentino. Quando le nubi si alzano, vediamo le cime imbiancate da nevicate recenti. È un paesaggio selvaggio, pareti scoscese si tuffano nel lago di un celeste denso. Lo sguardo spazia alla ricerca di particolari da imprimere nella memoria. Incontriamo i primi iceberg, sculture erosee modellate dal vento. Ed è sempre il vento a scompigliare le nuvole e coprire o svelare il paesaggio. Ci lasciamo affascinare da grandezza e maestosità di questa natura. Penso agli esploratori che si sono avventurati in questi luoghi per conoscere e studiarne le caratteristiche, geografi, scienziati, naturalisti, botanici. Molti di origine italiana, Onelli, Bertacchi, Ameghino, Spiegazzini, De Agostini. Qui sono rimasti i loro nomi a perpetuare la loro presenza, a intitolare vette e ghiacciai. Gli iceberg diventano sempre più grandi, in forme più fantasiose, imprigionano e riflettono la luce creando giochi di colore nelle varie tonalità di blu. Thank you.
ghiacciaio Uppsala prende il nome dall'Università svedese di Uppsala, che ha condotto la prima indagine glaciologica della regione nel 1908. In altre parti del mondo i ghiacciai si originano a partire da 2500 metri di altezza, ma a causa della particolare conformazione geografica in questa regione si originano a partire da soli 1500 metri. I suoi campi glaciali occupano una superficie di 870 km quadrati e si estendono per una lunghezza di 60 km. È attualmente in fase di contrazione dovuta ad eventi geologici o climatici sconosciuti e al riscaldamento globale. Il fronte del ghiacciaio Spegazzini si forma per la confluenza di due flussi distinti di ghiaccio che scendono lentamente verso est dalla cordigliera delle Ande. Si estende da un bordo all'altro del canale per una lunghezza che supera di poco 1,5 km. L'altezza del fronte sul livello del lago supera i 120 metri nella parte centrale. La nostra mente, davanti a tanta bellezza e ad estensioni immense popolate solo dal vento, non potrà fare a meno di lasciarsi andare a pensieri che la nostra quotidianità non ci permette più.